Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto in Francia, dove c'è un posto magico immerso tra le rocce rosse, dove sembra di essere finiti in un altro continente. Si chiama il Colorado Provençal. Venite con me. Il Colorado Provençal è un parco seminaturale, in quanto nell'Ottocento le cave di ocra hanno modificato il territorio. La sua particolarità sono le tante sfumature dell'ocra, che dipingono promontori, grotte e falesie. Il parco si estende per 30 ettari, con diversi percorsi a piedi. Let's go! E dopo il Colorado Provençal sono salito fino all'altopiano di Valençon. È un vero e proprio fazzoletto di terra che in estate si trasforma in un piccolo angolo di paradiso, impreziosito da profumi di colori davvero unici nel loro genere, quello dei campi di lavanda. Buona visione! Eh sì ragazzi, dopo avervi fatto vedere la fioritura della lavanda a Valençon e dell'innegabile bellezza del Colorado Provençal, il viaggio prosegue verso Sceaux, un piccolissimo villaggio provenzale situato su uno spiedone roccioso che guarda dall'alto gli immensi campi circostanti dell'area della Vaucluse. Sceaux è considerata una delle mete principali della Provenza, un balcone naturale che si affaccia sui campi di lavanda, tutto da godere, e il panorama da quassù è una vera meraviglia.
Buongiorno, stiamo visitando alcuni paesini della Provenza. Oggi stiamo a Bogni. Provenza è un posto magnifico, siamo a una trentina di chilometri da Capita. Ah ragazzi, dimenticavo, tra i tanti paesini visitati in Provenza ve ne segnalo uno, chiamato Lacoste. Il borgo di Lacoste primeggia il vasto orizzonte dominando il fine paesaggio con il suo castello, posto in cima al Liberon, immerso nella vegetazione e attualmente di proprietà del noto stilista Pierre Gardin, organizzatore quest'ultimo di un importante festival estivo a tema musica e teatro, il Festival di Lacoste. Ma intanto il mio viaggio prosegue alla meta finale. La meta finale di questo tour sarà il Mont Ventoux, gruppo montuoso della Provenza, la cui cima raggiunge i 1912 metri, situato a 20 km in linea d'aria a nord-est da Carpentras, abbastanza lontano e isolato dalle altre cime della regione, soprannominato dai francesi il gigante della Provenza. Ciao ragazzi, alla prossima!